Ascolti balando con le stelle, 4 novembre, come andato contro tutti che fales. Dati auditel sabato 4 novembre 2023, terza sfidatra tutti che fales e balando con le stelle. Ancora un sabato sera con la sfida in ascolti tra Mili Carlucci e Maria De Filippi Iri, CH visto lo show di canale 5 batere di nuovo che lo dirai 1, C comunque si è difeso bene. Dai dati auditel pubblicati poco fa da David Maggio, apprendiamo infatti che la terza puntata di balando con le stelle 18 hektar totalizzato una media di 3.075.000 telespettatori, con uno share del 22,4% nel segmento principale. Mentre la prima parte, intitolata, Balando tutti in pista, è stata seguita da 3.569.000 telespettatori e il 19,3% di share, contro i 3.856.000 spettatori, media di share del 27,9%, di tutti che fales. Gli ascolti di Balando con le stelle e tutti che fales dei due sabati precedenti. Non ha ancora sfiorato i 4 milioni di telespettatori il programma condotto da Mili Carlucci in queste prime tre puntate. Con l'appuntamento d'esordio ha infatti totalizzato una media di poco superiore a 3.600.000 spettatori nel primo segmento e 3.200.000 spettatori nel secondo, contro i 4 milioni tondi di tutti che fales. Sabato scorso, invece, lo show prodotto da Maria De Filippi ha perso circa 200.000 telespettatori scendendo a 3.800.000, mentre Balando con le stelle nella prima parte ha mantenuto la media della prima puntata. Quindi 3.600.000 telespettatori circa, mentre nella seconda parte è calato leggermente rimanendo di poco sotto i 3.200.000 spettatori. Sono dati comunque molto importanti per Rai 1, e anche quest'anno la trasmission si sta rivelando un grande successo. I colpi di scena della terza puntata di Balando con le stelle 2023. Quella di Iri è stata una puntata ricca di momenti interessanti per lo show di Mili Carlucci. For fight di Edwige Vene, Cesare B. Dovuta essere la ballerina per una notte, a causa dell'influenza, l'attrice è stata sostituita da Maria Chiara Gianetta e Pier Paolo Spolon. Non è manciato, poi, un accesso battibecco tra Selvaggia Lucarelli e la copia Ricky Tognazzi Simona Izzo, mentre Lino Banfi a sorpresa ha annunciato di non voler proseguire la gara, ma la padrona di casa Mili Carlucci lo ha pregato di non prendere decisioni affrettate rimandando il tutto alla puntata successiva dov, in caso di ritiro, potrebbe salvare le due copie andate allo spareggio dopo l'annuncio della classifica finale di Iri Sera. Trattasi di Rosana Lambertucci e Giovanni Terzi.